Allora siamo intesi, signor Reagan? Vedi? Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene. Ecco, questa sera ho voluto iniziare con questo video perché è la prima immagine che mi è venuta dopo aver visto l'intervento odierno del dottor Masciullo in proposito dell'ultima dichiarazione uscita il 2 febbraio scorso dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Gestis Verbisque, a proposito dell'invalidità dei sacramenti in caso di abusi liturgici. Quello che mi è sembrato è che di fronte a un amaro ma così gustoso boccone, il dottor Masciullo subito abbia, come dire, messo da parte le aperture che aveva compiuto inizialmente a proposito della vera discussione legata alla legittimità o meno dei Bergoglio in quanto Papa. Capire, scrivo nell'articolo, se il Papa eretico sia in realtà davvero un Papa. E abbia preferito gustarsi l'apparente ortodossia di una dichiarazione in realtà totalmente olografica. Questi sono i problemi reali della Chiesa, non altri presunti tali, che contribuiscono a gettare confusione, che già è tanta, e anche a dirottare l'attenzione delle persone da quelli che sono i veri problemi. Mi creda, caro Masciullo, ponderi bene la sua scelta. Ti sto offrendo solo la verità.